questo pace di ogni volta, io cantante. Come nasce e come le è venuta l'idea di creare un personaggio internazionale come Andrea Ripré? Non è mai nata un'idea di un personaggio Ripré, perché io sono sempre stato me stesso, sempre. Sia da quando frequentavo gli ambienti ecclesiastici in prima linea, sia quando poi ho fatto il critico d'arte in un ruolo di primissimo piano, anzi di egemonia assoluta, che ha avuto un, diciamo, uno stop con la trasmissione Meschina di Mandarai 3, ma anche del genere hard, in tutto quello che faccio sono me stesso. Giusto dire che il dipreismo internazionale è quello che passa attraverso i precetti che poi sono la base del dipreismo, cioè il coccola, la cocaina, i soldi, il denaro liquido e il sesso, cioè il porno. Cade il mio privé, trovi bamba e ganja, un botto di escort, tacchi e tanga, qui non si dorme, qui non si mangia. In ogni locale col 10 bodyguard passo la notte con le pornostar. Insomma, quella che sto bevendo è l'Idellina. Non so se sapete, è una bevanda che va molto di moda tra i trapper e che consiste nel mescolare Sprite con codeina. Seconda domanda: come ha scoperto i primi talenti e come gli è venuta l'idea di creare un canale così geniale e così innovativo? Io presentavo artisti in televisione su Sky, allora avevo una syndication di 20 canali. A un certo punto però, dopo il Mandare 3, mi sono scazzato di mandare a casa i DVD a questi artisti e ho detto, cazzo, li metto su YouTube. Uno di questi video, inerente a un personaggio ormai mitologico che è Osvaldo Paniccia, fu scoperto da uno delle Iene, Casciari. Ecco, Casciari, lo voglio ringraziare pubblicamente, perché Casciari delle Iene fu il primo a ripubblicare editando il video con Paniccia, e da lì io capii, il video divenne subito virale, da lì capii l'importanza del web. Si chiama Osvaldo Paniccia e l'artista è qui con me, anzi lo voglio ringraziare per aver accolto il mio invito ad aprire una finestra sulla sua grande arte. Osvaldo, è un piacere essere qui con te. Il canale originale di YouTube poi fu chiuso perché avevo caricato, oltre a questi video, anche le interviste di Pre per lei, e hanno chiuso il canale, cioè praticamente un disastro. Sono rarissimi i miei video non uploadati una seconda volta. Lei ha scoperto molti talenti, tra cui molti talenti trash, tra quelli più recenti c'è anche Bello Figo Gu, come molti altri li sono stati riconoscenti oppure l'hanno dimenticata. È vero che ci sono dei talenti assoluti, Bello Figo Gu è uno di questi, Max Felicitas, lo stesso Pancio e anche Omiatol, che recupero il video. Gentili telespettatori, ben trovati da Andrea Ripré, senza voce, che sono con due personaggi straordinari del mondo di internet, con i nostri 100 iscritti sul canale. Allora, sono 100-200, sono personaggi straordinari. Ragazzi, voi siete comunque due monarchi dei videogiochi, questa è la verità. Monarchi assoluti. Voglio dire questo: in tutti però questi casi che ho citato, essendo tutti questi dotati di talento autentico, sono poi emersi comunque. Certo, c'è da dire che se non c'ero io forse non diventavano così famosi, ma il successo lo hanno avuto perché poi loro sapevano, erano dotati di un talento puro. Qual è il primo talento e come è nato il suo primo video prima dell'ascesa? Nel Ripré su internet il primo talento è Osvaldo Paniccia in assoluto. Nell'ambito del Ripré per lei il primo talento è Fugaia Sean. Poi il Ripré per lei ebbe la sua configurazione massima con l'incontro bolognese con Sasha Grey. Ma io guarda che straordinario. Sei un artista astratta, you are an abstract, you are a new Kandinsky. This is the best interview. Lei conosce molti youtuber senza fare nome. Si può dire quanto è falso il mondo di YouTube e quanta verità c'è nel mondo di YouTube, nel senso tutto quello che vediamo è vero? Chi fa tutorial, bene o male, la verità è quella. C'è molta falsità invece nel mondo della musica, perché l'unico trapper che realmente fa uso di sostanze stupefacenti, cioè di coca, regolarmente sono io, ma in assoluto questo, cioè non c'è nessuno che pippa come me. Quindi l'unico trapper reale, autentico, sono io. Gli altri usano per farsi vedere, ma magari non hanno mai pippato, per dire. Forse a livello mondiale anche. Come vive il rapporto con i suoi fan? Chi
si professa libreista ha tutta la mia stima. È ovvio che il mio interesse è più per le opere d'arte mobili, cioè per le femmine libreiste, fighe. Molti personaggi famosi come Fedez e altri le nominano nelle loro canzoni. È ovvio che a me fa piacere quando qualcuno parla di me. Citavi la canzone di Fedez con J-Ax, Il mondo è pieno di stronzi? Sentiamo insieme. È chiaro che a me fa piacere che abbiano fatto la canzone per la pubblicità, ma non ne condivido per un cazzo l'accusa di aver sfruttato chi? Poi da un J-Ax, che è il primo che ha tradito il suo gruppo originario, come quando quei due coglioni di, come si chiama, di turisti fai da te, come si chiamano, hanno fatto dire a Rocco Siffredi che io sono un coglione. Quello ti dico di Pre è un c***o che se ne va in giro a fare... Vabbè, ma hanno fatto apposta, vabbè, insomma, per dire, però è sempre pubblicità. Ci parli dei suoi progetti futuri. Io non ho progetti futuri. La mia unica preoccupazione è la neve. Come gli abitanti di un pianeta che temono di non avere più ossigeno, la mia unica preoccupazione è quella di studiare un progetto per avere bamba, neve, per sempre. I do coke so I can gain more money, so I can work more, so I can have more coke. Cosa è successo con Sara Tommasi? Io e Sara Tommasi ci siamo incontrati a Milano, ci siamo subito piaciuti moltissimo. Ammetto che io inizialmente ero attratto dal suo personaggio, in quel momento era veramente la più famosa d'Italia. Ammetto che quando la vidi con le valigie pronte per sposarsi o con Scientology o con Monte Carlo, anche se c'è stato un rito di preista fra di noi nello sposarci, però insomma poi lì la cosa fu impedita. Ammetto che mi dispiace moltissimo, però io ne penso benissimo, perché io, oltre che ad essere una sexy star, sexy symbol, è una grandissima attrice, è anche molto molto intelligente, molto ironica, e quindi ho avuto un bel periodo. Gentili telespettatori, ben trovati da Andrea Di Pre. Ho il grande piacere, senza falsa retorica, di presentarvi un'opera d'arte mobile eccezionale. Per bellezza, per intelligenza, per ciò che è riuscita a conquistare in brevissimo tempo, con me c'è Sara Tommasi. Sì, io sono la numero uno, la più bella di tutti. Ho fatto perdere la testa a mezzo mondo, anzi direi a tutto. Con i miei film che hanno spopolato, e poi anche il mio grande charme, il mio grande allure, la mia grande freschezza, ragionevolezza, splendore, insomma sono la donna che ha fatto impazzire tutto il mondo. Purtroppo, come sempre, solite mucche, solite vacche, teste di cazzo, vedi Selvaggia Luca Cazzo, invece che farsi i cazzi loro, si sono dovuti, ma questo fa parte un po' della mediocrità di questa Selvaggia Lucarelli, chiusa nel suo bovino trascurabile sacco esistenziale. Questa mucca sembra una mucca, o no, la Lucarelli sembra una vacca, una mucca che pascola, una grossa mucca da latte. Come si fa a creare un canale come il suo dal niente? E se qualcuno volesse prendere spunto dai lei, che consiglio dovrebbe dare? Il consiglio che posso dare è di focalizzarsi su quello che uno vuole veramente e di portare avanti nei suoi video quei concetti. I miei temi, coca, figamone, sono temi che hanno sempre avuto problemi nell'essere propagandati sui social. Però è così, cazzo bene, della crisi faccio solo la 6 litri. Come vive il rapporto con le droghe? Quanto c'è di vero nei video e nelle storie che si pubblicano? E quanto invece il personaggio? Io ho un rapporto solo ed esclusivamente con la cocaina. È vero che posso bermi lo sciroppino. E come disse Picasso, con la droga uno spasso, Dante e Beatrice, pippa coca e sei felice, a Ribaldi e ad Anita ti parlano tutta la vita. Cioè, praticamente tutti i grandi hanno sempre pippato. Gianni Agnelli, per dire, pippava come un folletto, come una aspirapolvere folletto. Se dovesse tornare indietro, chi non vorrebbe intervistare? Bella domanda questa. Non intervisterei Praticò, l'ho scoperto io, l'ho fatto tutto io, e quell'altro che diceva saluta Antonio, ecco, quei due lì.
cosa ne pensa del nostro canale? Penso che il canale Luca Rantani TV sia un canale di una professionalità elevatissima e vi spiego perché. Sono mesi che mi hanno chiesto di fare questa intervista, io già li conoscevo, lavorano benissimo, sono dei grandi perché sono educati, rispettosi, professionali e quindi per me è un grande piacere poter raccontare alcune cose più personali a dei giornalisti, ad una realtà giornalistica così ben concepita e ben strutturata che vi invito anzi a seguire assiduamente perché sanno fare giornalismo. Ricordo che un'ultima cosa, io sono davvero avvocato, laurea a Trento in giurisprudenza, esame di avvocato a Napoli superato, dopo 3 anni sospeso, non radiato, invece fui radiato come giornalista per via di quel video con la bimba che bestemmiava. Comunque io ringrazio Luca Rantani TV per questo spazio e attraverso questo illuminato network colgo l'occasione per fare un applauso a tutti i dipreisti che sostengono il dipreismo. Grazie Luca Rantani TV, bravo fatto, avvocato Andrea Dipre. Un saluto a Trattato Sibaritico che si sostanzia nel seguente brocardo. Il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di Dipre.